La Feria d'April sappiamo che ha un'importanza capitale per tutta l'Andalusia, ma dopo la Feria d'April iniziano una serie di feste che sono l'inizio della primavera in generale. E ovviamente che questo bacino di gente festaiola trovano qualsiasi scusa per riunirsi e fare di passare delle giornate in allegria. In questo momento siamo nel parco provinciale di Los Palacios. La festa che si celebra oggi, contrariamente a quanto si può pensare, non è solo una festa che evoca un santo, cioè una festa patronale, che per la città di Los Palacios sarebbe Sant'Isidro. È una festa che è di San Sebastiano insieme. Quindi convergono qui in questo punto tutte le città limitrofe di Los Palacios. Verso le 11 o le 12 verrà comunque trasportata la reliquia di San Isidro e passerà per la Porta Grande, accompagnato in un corteo festoso di cavalli e di personaggi vestiti secondo la tradizione del luogo. Guido, sono veramente molto affascinata da tutto quello che mi stai raccontando e da tutto quello che mi stai facendo scoprire in questo angolo di Andalusia, ma facciamo intanto che facciamo una bella passeggiata noi tre. Mi vuoi raccontare la differenza tra un altro popolo e questo popolo del sud della Spagna? Ma andiamo, dai, direi, vieni, che Monica. La situazione può essere complessa e insieme è una cosa molto semplice. Gli spagnoli sono individui che hanno in sé e per sé lo spirito pionieristico. Non dimentichiamo che questa gente è sbarcata nel 1500 in America e l'hanno colonizzata. Quindi voi vedete ad esempio tutti questi gruppi di uomini che rievocano in un certo senso il concetto della sopravvivenza. Vedete il barbecue, vedete che si fabbricano il cibo direttamente sul posto. Poi nasce in questi individui, questo popolo, la voglia di vivere. Perché? Perché disgraziatamente hanno subito anche un'invasione araba, dove sono stati schiavi per dei secoli e dei secoli, e vivono quindi in continuità una festa che non ha mai fine. Perché? Perché è la gioia, la vita, è la rinascita. Vedete ad esempio queste persone che danzano, che si vestono in maniera così, come si può dire, così vivace. È la gioia di vivere. Questo è. Gli altri popoli, cioè, differenza, per esempio nella nostra Italia, queste feste che comunque sono abbinate a delle funzioni religiose. Ma direi che le funzioni religiose non sono altro che un pretesto per poter convogliare una serie di persone in certi luoghi che alla fine hanno solo il significato di divertirsi.